Oggi ravioli di carciofi. L'impasto del ravioli l'ho già fatto. Classico, 100 g di farina, un uovo e un pizzico di sale e un po' d'olio. Si fa riposare un'oretta in frigorifero, poi si stende. Quindi adesso cosa vado a fare? Vado a fare la farcia dei ravioli. Quindi su una padella preparo il fondo con olio extravergine di oliva, spicchio d'aglio, un po' di cipollotto per dargli un po' di sprint. Ok, padella anche questo. Nel frattempo vado con la pulizia dei carciofi. I gambi possiamo tenere per fare dell'altro. Tiriamo via spine. Ora li vado a tagliare piuttosto fini. Ovviamente controlliamo che non ci sia barba all'interno, altrimenti la togliamo. E iniziamo a inserirli in padella. Andiamo di sale e pepe. Un paio di rametti di maggiorana. L'aglio, se vogliamo, ci piace, possiamo lasciarlo, altrimenti lo togliamo. A questo punto temperatura bella vivace, prendo del vino bianco e vado a sfumare. Ora attendo che la parte alcolica del vino evapori, una volta che risulteranno morbidi procedo con il resto del ripieno. I carciofi sono ammorbiditi, vado a togliere la maggiorana, mi preparo con un frullatore, vado a inserire all'interno i carciofi e vado a frullare. Qui potete decidere se lasciarlo un po' più rosso per risentirlo all'interno del raviolo oppure no, un po' a gusto. Okay. Ora prendo una boule, aggiungo il ripieno, meglio farlo raffreddare. Qui aggiungo della ricotta, parmigiano e vado ad amalgamare il tutto. Ok, il ripieno è pronto, quindi mi preparo con la sfoglia, un po' di farina sulla base. A questo punto prendo il ripieno, volendo con un sac à poche o anche con un cucchiaio. Ora prendo dell'acqua, vado a inumidire intorno alla pasta. Prendo la seconda sfoglia. Facciamo uscire bene l'aria. Poi prendo due coppapasta. Poi vado a tagliarli. Ora prepariamo il sugo, semplicemente un sughetto di pomodorini freschi, quindi andiamo con uno spicchio d'aglio, sempre in camicia, olio, pomodorini. Aggiungiamo i pomodorini, punta di sale, una punta d'acqua di cottura. A questo punto andiamo a cuocere i ravioli, giusto qualche minuto. Okay. Vado a scolare i ravioli all'interno della padella, prima tolgo l'aglio. Aggiungiamo ancora un po' d'acqua. Aggiungiamo ancora un po' di parmigiano. Ok. A questo punto siamo pronti e procedo con l'impiattamento. Devo aggiungere i ravioli, i nostri pomodorini, un po' di maggiorana. Il piatto è pronto, un po' lungo da fare per l'impasto, ma magari una domenica mattina si può fare. Alla prossima, buon appetito!